Oggi proviamo una cosa che non ho mai fatto, e cioè fare il decluttering dei profumi, che sono diventati un bel po', e quindi facciamo decluttering e inventario, e sì, sono tanti. Ciao, io sono Laura e questa è la mia collezione di profumi e oggi andiamo a fare un po' di decluttering di questa cosa qui e inventario. Piccola premessa, l'anno scorso nell'inventario che io faccio tutti gli anni ormai e che prevedeva anche i profumi, avevo inserito anche i decant da diciamo 10 ml in giù. In realtà quest'anno ho deciso di non inserire questa categoria di profumi, che sono davvero, ne ho davvero tanti di decant, qui ci sono, c'è tutto un... Questa cassettiera è piena di piccoli decantini da 10 ml. Non mi sembra giusto, un po' perché tenerne traccia diventa complicato di quelli che compro, provo, rivendo, regalo, non ha senso. Un po' perché effettivamente sarebbe come tenere un inventario di campioncini e non ce la posso fare, non ce la posso fare, non lo trovo una cosa particolarmente utile e quindi vabbè, facciamo così. Per cui il decluttering e l'inventario di quest'anno saranno solo delle taglie, diciamo, di vendita normali e quindi per questo diciamo il numero di profumi che io ho in collezione adesso non sarà in realtà paragonabile direttamente ai profumi che avevo l'anno scorso, perché appunto in quel caso io avevo anche i campioncini. Potrei provare a tirar fuori da quelli dell'anno scorso, quelli i decant e vedere un po' com'è cambiato. Ma questo lo vediamo tutto alla fine, perché prima di tutto dobbiamo fare il decluttering di questa roba qui, quindi diciamo che c'è un bel po' da parlare e quindi diciamo che è meglio se iniziamo. La mia collezione è ordinata per colore. Non è ordinata per note, per tipologia, per famiglia olfattiva, che sarebbe stato molto intelligente, no, è ordinata per colore, quindi qui ci sono tutti quelli un po' doratini, quelli un po' più neri, lì sotto quelli rosati, violacei e qua davanti verdi e blu. Partiamo dai verdi e blu, sposto in avanti e vediamo che cosa si può togliere da qui. Allora, Exclamation lo teniamo, non perché mi faccia impazzire, questo era un profumo che mi hanno consigliato Miss Tenerelli, preso sul notino. Non lo tengo perché è indimenticabile, ma perché sono già a buon punto e quindi lo vorrei provare a finire. È un profumo fresco di quelli talcatini che sa proprio di uscita dalla doccia di fresco, quindi non è male. E lo uso proprio uscendo dalla doccia, quindi va bene. Tengo anche il profumo della Nivea Eau de Toilette, sa di crema di corpo Nivea, quella classicissima. Tengo Byredo Baldafric, questo è stupendo, uno speziato ambrato, davvero ottimo. E questa è la versione per capelli, ottimo, veramente una cosa intelligente questa di comprare i profumi per capelli, perché in realtà hanno un'ottima persistenza, almeno questo qui ha un'ottima persistenza e devo dire che insomma ne vale la pena, costa una frazione di quello che costa la full size e quindi per me è stata una scelta vincente. Tengo anche Lofoten estratto Olfattology, brand che non mi fa impazzire, ma questo profumo è indimenticabile, sa proprio di gita in mare aperto d'inverno. Mamma mia, che buono, bellissimo.
Questo lo tengo. Allora, questo è note di tè taffetà, mi pare, una cosa del genere. Di Dottor Taffi. Note di mandorla. Taffetà. Di Dottor Taffi. Uno dei primissimi profumi che ho veramente cominciato ad apprezzare. L'avevo trovato nel calendario dell'avvento di Vanity Space. Tanti anni fa, credo nel 2016, però è ancora buono. Come vedete, è abbastanza a buon punto. E il mio obiettivo è quello di finirlo. È un profumo che, nonostante io abbia ormai tanti profumi, ogni tanto vado a ricercare perché è un freschino buonino che non mi dispiace. Questo è Elizabeth Taylor Sparkling White Diamonds. Questo è un profumo di pulito un po' fiorito. Io credo che questo lo deglattero. Questo è stato uno dei primi che ho comprato quando la mia passione per i profumi è rinata. Non è male, è anche bello avanti, però non lo vado più a cercare, mi rendo conto che non lo vado più a cercare. L'avevo cercato, l'avevo comprato perché ero alla ricerca del dupe di questo. Che ovviamente terrò. Questo è stato la mia scent, il mio signature scent, come dire, la mia firma olfattiva per un sacco di tempo, Narciso Sublime, purtroppo discontinuato dall'erbolario. Andando a ricercare le note di questo in altri profumi ancora in commercio, mi ero imbattuta in questo qui, che è totalmente diverso, però molto più aspro, molto più fresco anche, e un po' meno fiorito. Lo declattero, è giunta l'ora di declatterarlo, quindi questo lo togliamo. Poi tengo, anche se non mi fa impazzire, questo qui che è all'ombre della Mandier, des Amandiers, di Jeanne en Provence, un low cost scemino che si trova sempre su Notino. Non è un profumo che mi fa impazzire, cioè, nel senso, è buonino, è un profumetto di questi che si possono tenere in collezione. Però mi spiace declatterarlo. Lo tengo ancora per un po', vediamo se lo riesco a usare un po' di più di quello che lo sto usando adesso. E semmai al prossimo giro di decluttering lo mandiamo via. Tengo Ombra di Tiglio, questo è stupendo. Mi dispiace tantissimo che questo profumo sia uscito di produzione perché è un tiglio verde, molto meno fastidioso dei normali tigli che si trovano in profumeria. Il tiglio è una nota che può essere molto, molto forte, fin troppo presente. Non so se avete mai avuto a che fare con alberi di tiglio in fiore, saprete che è un profumo, è una nota molto intensa. È una nota di un fiore, il fiore di tiglio è molto carico. Invece questo è una rivisitazione che non è fedelissima, come dire, naturalissima come nota, non è proprio il fiore di tiglio in fiore, appunto, fiorito, ma è un tiglio un po' verde che non mi dispiace per niente. Mi dispiace di nuovo l'erbolario, perché togli dalla tua offerta dei profumi così buoni? Non lo so. Tengo anche Green Tea Summer di Elizabeth Arden, la versione summer un po' fresca del suo green tea. Se vi dovessi dire qual è la differenza con quello normale, non ve lo saprei dire. In estate io questi me li bevo perché sono come se fossero dei deodoranti, cioè li uso proprio come se fossero dei deodoranti. Li spruzzo e li rispruzzo senza pietà. Mamma mia, faccio cascare pure tutto. Quindi vabbè, lo tengo. Poi questo è frutto del decluttering di Clara, mi rifocilla di cose. Tengo anche Apple Juice di Zara, una mela verde molto carina.
profumo anche questo molto fresco, molto estivo, divertente. E, secondo me è una proposta caruccia. Per cui la tengo. Tengo anche Memoir d'une odeur di Gucci, un profumo commovente che sa di prato della campagna romana, di una qualche villa romana. Con la camomilla, un profumo molto maturo, molto veramente ti trasporta ed è il preferito di mio figlio di 4 anni, quindi non posso mandarlo da nessuna parte. E tengo anche buonissimo Jardin sur le Nil di Hermès. Questi sono la linea Jardin di Hermès è veramente una buona linea. Questo è il mio preferito in assoluto, è una specie di acquatico fresco. Molto carino, è fresco, estivo, cioè lo indosso volentieri d'estate perché è molto arioso, leggero, brioso. Amo da impazzire Amai Arashiyama di Dedè, arte profumata. Questo è un bambù addolcito con un po' di zucchero dentro. E chi è stato in Giappone nelle foreste di bambù, ci troverà qualcosa qui dentro di quel sentore lì. Mi ci riporta molto facilmente con la mente. È davvero, davvero bello. Quindi questo lo tengo. Questo è Parfum de Rosine, il brand insomma, che appunto ha come note principali quelle della rosa, ed è Diabolo Rose. È una rosa piuttosto fresca, però io ci sento tanto tanto dentro il geranio, cioè la sento molto geraniosa come rosa, per cui non mi fa impazzire. Non sono sicura di volerlo deslatterare, perché un po' perché è discontinuato, non saprei. Cioè, ho paura di pentirmene sostanzialmente. Né saprei a chi darlo. Se venderlo mi sembra. Non lo so, non saprei nemmeno che prezzo fare. Regalarlo non so chi potrebbe apprezzare perché è una rosa un po' vintage, quindi non del tutto. Come dire, non una rosa che è facile in realtà da portare. Per cui diciamo che per ora lo tengo, ma valuto offerte se qualcuno volesse provarlo. Magari anche in decant, fatemi sapere. Io ho cominciato questa cosa, la trovo una cosa bellissima della profumeria, quella del creare decant, dello scambiarsi profumi. Questi sono per esempio quelli che mi ha mandato Mary a naso di cane, che sto testando e su cui faremo un video. Presto, appena riesco, appena ci riesco, però trovo questa cosa del creare, del fare decant, degli scambiarsi decant, che sono dei sample appunto un pochino più grandi dei sample normali, che sono di, che ne so, 10, 5, 10 ml, e che ti permettono di testare i profumi bene. Insomma, è una pratica che che si usa spesso in profumeria, tra gli appassionati di profumi fragrance community, perché appunto chiaramente una minitaglia di questa la compri di questo tipo la compri a un prezzo molto più economico, e quando si parla di profumi che magari costano 180 in full size, 200 euro in full size, avere la taglia in 10 ml a qualche decina di euro è un test, cioè è una cosa bella perché riesce a provare la fragranza senza dover spendere tutti quei soldi. Per cui nella fragrance community si usa abbastanza di vendere e comprare decant dalla propria collezione, quindi questa è una cosa che insomma, mi sentivo di raccontare e che mi piaceva raccontare. Mi tolgo subito anche questo che è Incense Rosé di Tower, perché me l'ha rubato mio marito. Diciamo che lo considero ancora nella mia collezione, però ovviamente non vado da nessuna parte perché lui lo adora, lo usa quotidianamente, per cui niente, questo rimane qui. Allora, passiamo per esempio, secondo me passiamo qui sotto che ci saranno diversi profumi da deglatterare, io mi aspetto. Allora, tengo sicuramente
Strega Bella di Dede Arte Profumata. Questo purtroppo è un discontinuato, non so se lo riproporrà in futuro Denise, però è una tuberosa molto bello, molto molto bello. Questo lo tengo senza dubbio, comprato di seconda mano. Pure questa è una cosa che mi piace moltissimo della Fragrance Community, cioè che si possono comprare tanti profumi di seconda mano ed è bellissimo perché dai vita, ridoni vita a delle cose che altrimenti andrebbero, diciamo, sfruttate, poco sfruttate. Tengo anche Tenue de Soirée di Goutal. Questo è un iris, ma non è un iris normale, è un iris croccante, brillante, fresco, per niente polveroso, veramente brillante, bellissimo. Tengo anche Cagliali, questo forse lo dovrei togliere, perché questa è una, di nuovo è una mini taglia da 10 ml, quindi diciamo che non rientra nel conteggio, ma comunque lo tengo perché è il preferito di mia figlia, è Juicy Apple, è un Juicy Apple ed è quello alla mela rossa. Tengo invece, e con grande piacere, Lord of Misrule di Lush, un patchouli meraviglioso, dolce, stupendo, e un capolavoro secondo me di Lush. Invece tolgo via e do via questo qui che è Elechon di Mercadona, cioè questo è un profumo che mi è stato mandato in omaggio con un ordine. Con un ordine di profumi che poi vedremo dopo. Evidentemente la proprietaria voleva liberarsene quanto io adesso me ne voglio liberare. Ma senti, è uno di quei profumi che sembrano dei dupe scemi di boh, cose tipo My Way di Giorgio Armani, una cosa di quel genere lì. Però non lo uso mai, non mi piace, cioè non lo amo, diciamo. Lo do via, quindi ciò viene dell'atterrato, il primo. Tengo Red Fig, un fico succoso, che è proprio il frutto, la polpa del frutto maturo di Monotem. Bellissimo, questo l'avevo visto sul canale di Elsa, Like a Candy Shop. Bellissimo, questo lo teniamo. Tengo, perché è un regalo, Grenade di Soli Notes. È un profumo fresco, frizzantino, sembra quasi una bibita, un cocktail estivo. Questo me l'aveva regalato Annie, Shiny Annie su Instagram. Lo tengo, anche solo perché me l'ha regalato lei, oltre al fatto che è carino, ma me l'ha regalato lei, quindi lo tengo volentieri, anche per ricordo. Tengo anche Opium, Yves Saint Laurent. Ambratone, proprio bellissimo. È stato anche questo una mia signature scent. Questo è un roll-on more lampone di Montalto. Mamma mia, non so nemmeno niente, è andato a male, quindi lo tolgo. Questo era un roll-on trovato in calendario dell'avvento bio uovo, ma è andato a male, sa di rancido, quindi niente, lo buttiamo proprio direttamente. Tengo Sulmona, anche se ormai. Sulmona dico Kieté, anche se ormai siamo quasi agli sgoccioli. Questo è bellissimo. È una mandorla, proprio per me sa di dolcetto di pasta di mandorle, veramente buono. Tengo anche Fig di Molinar, un fico, molto piuttosto legnoso come fico. Però molto buono, una buona persistenza. Do via questo che avevo comprato da Ticotà, si chiama Rebel Fragrances, il brand, e Love for Women è il profumo, no, profumaccio. Mi ero lasciata tentare perché da Ticotà costava veramente una scemenza, ma non lo uso mai, quindi lo do via. Via. E invece tengo, con grande piacere, Spritz Veneziano, che è un proprio sa di spritz, uno spritz un pochino più vanigliato, cioè non è un profumo che dite lo sento, no, se lo sentite vicino al profumo dello spritz, cioè uno spritz che vi state bevendo, probabilmente trovate delle differenze, però è un profumo che se invece io lo sento così, mi viene da dire che è spritz. Non so se mi sono spiegata, comunque davvero carino. Passiamo adesso
a quelli sopra. Tengo sicuramente Luce, anche questo è un altro profumo che io trovo commovente, di Meo Fuscioni, sa di raggio di sole che filtra in un bosco di mattina presto. Sa, quindi c'è una parte resinosa, c'è come una parte di aghi di pino, di abete, però un po' dolce, veramente buono, un po' di tabacco, veramente buono. E tengo anche questo che è l'ultimo entrato in collezione che ci siamo regalati io e mio marito per Natale quest'anno, che è Little Song, sempre di Meo Fuscioni, che invece è caffè e iris, se non mi sbaglio, sono le due note principali. Molto polveroso, però un polveroso di quelli, da me spesso i profumi troppo polverosi mi danno un senso come di cappa, troppo opprimente, invece questo assolutamente non me lo dà, lo trovo molto piacevole. Tengo, anche se ormai praticamente è quasi finito, Tokyo di Karl Lagerfeld, questo è un acquatico frizzantino con un po' di rabarbaro, molto carino. D'estate lo uso abbastanza, quindi lo tengo. Tengo anche Do Not Drink o Sucre Salé, quindi è una vaniglia salata, molto buona. Non capisco perché Sephora ha deciso di togliere questa linea, che invece era molto carina, con profumi di buona qualità e a prezzi accettabili. Niente, l'hanno tolta. Questa d'estate però la uso moltissimo. Non va da nessuna parte. Noi de Bakelite, che è uno dei miei profumi preferiti. Una tuberosa verdissima, fortissima, respingentissima all'inizio, però veramente bello, bello, bello. Se ci entrate in sintonia, è un profumo che veramente vi rapisce il cuore. Però è molto difficile, me ne rendo conto, ma comunque rimane qui. Allora, sono dubbiosa su questi due, che sono Cosa Verde e Limanakia di Pierre Guillaume. Sono indecisa non perché non mi piacciono, anzi, questi due profumi mi piacciono abbastanza, sono un po' fuori dalla mia comfort zone, però mi piacciono molto. Però mi rendo conto che non li uso moltissimo, e dovrei farmi una sezione qui più avanti di profumi che voglio usare di più. Magari potrebbe essere una buona idea. Anche perché veramente ne manca pochissimo da tutte e due le parti, quindi mi piacerebbe finirli. Tengo anche, ovviamente, profumo di Firenze, Matelda. Questo è il profumo la cui apertura sa di Kinder Brioche. E poi diventa un profumo dolcino, molto gourmand, molto piacevole, devo dire. Non va da nessuna parte neanche il Noir, purtroppo discontinuato. GCB Parfum, bellissimo. Una strega, il calderone di una strega con fiori bianchi, con qualcosa di ipnotico, qualcosa di molto un po' dark, un po' sì, ammaliante, bellissimo. Mi spiace moltissimo che questo profumo non si riesca più a trovare. Allora, questo io ho provato a venderlo spessissimo. Si chiama Experimentum Crucis di Eta Libre d'Orange. È un bellissimo profumo, una rosa molto invernale, rosa e oud, un accordo piuttosto classico, ma c'è una nota più croccante di mela e qualche nota speziata che lo rendono più particolare. Io però lo indosso pochissimo ed è un boccettone gigante. Lo volevo vendere, ma nessuno se l'ha comprato, quindi l'ho tenuto per, come dire, per segno del destino. Ho preso come un segno del destino, però lo uso molto poco. Questo devo ragionare su che cosa farci. Diciamo che per ora lo tengo perché è proprio bello, però tengo Close to You Coquilleté, fatto in esclusiva per la Closerie di Ostia, tuberosa e caffè, è buonissimo, inebriante, veramente un profumo particolare, non va da nessuna parte. Qui tra l'altro c'è anche la sua scatola con dedica personale di Marco e Luca. Questo sta qui nel cuore, quindi, e rimane qui. E poi, allora, questo sono indecisa, lo terrò più per ricordo, ce n'è ancora un bel po'. Si tratta di Tourbière di Coquilleté. Io lo usavo moltissimo, l'ho usato moltissimo, un profumo che
tendeva a mettermi di buon umore, ultimamente lo sto usando molto di meno. È un torba lime molto particolare, molto zuccherino. È davvero molto particolare. Diciamo che lo tengo. Anche questo forse lo dovrei mettere davanti tra quelli che devo sfruttare un po' di più. Devo valutare di fare questa cosa qui, dell'utilizzarli, mettermi in una sezione da utilizzare di più. Adesso vediamo. Metto a posto questi e passiamo all'ultima sezione, che è questa qui, che è quella dei profumi dorati. Allora, eccoci qui. Questi devo dire che non credo che andrà via niente. Cominciamo da Angel's Share, un profumo ambrato di quelli un po' abusi, sa di rum. Bello, questo d'inverno mi piace tantissimo e lo teniamo. Tengo anche questo ambrato bellissimo. Maida Beccali, il profumo. Madonna, adesso mi sfugge, quando mi ritornerà in mente, vabbè, comunque lo metto come al solito qui sotto, ma mi fustigherò quando mi ricorderò cosa non ho ricordato. Questo è bellissimo, un ambrato molto, molto bello, molto autunnale e molto da donna sensuale, ma non sensuale, come dire, troppo in maniera troppo eccentrica, in maniera troppo evidente, proprio sensuale di suo. Questo è Vanille Persuasive di LPDO, sarebbe il dupe di Tobacco Vanille di Tom Ford. Secondo me non è bello come l'originale, l'originale è più rotondo. Però devo dire che ci si avvicina parecchio. Fino a che non avrò i soldi per comprare l'originale, terrò questo. Poi anche Artificium Hortus Solis, stesso creatore, stesso naso di questo qui, Noir di GCP. Sì, vabbè, insomma, quello lì. Parfum. Questo è invece un agrumato. Però un agrumato sempre un po' rotondo, sempre un po' caldo. E anche questo lo tengo, tra l'altro discontinuato, quindi niente. Ma Narciso ne abbiamo già parlato, lo tengo. Chinotto, bellissimo. Lo sto usando di meno, però invece è molto buono questo chinotto di tutto tondo. È un profumo che mi piace tanto, che mi mette allegria. Idem, Udaipur dietro, un profumo stupendo, è un gelsomino, ma chiamarlo gelsomino è riduttivo perché è un mix non facilmente interpretabile per quanto riguarda le note, è molto ben amalgamato ed è bellissimo, è proprio un profumo buono. Tengo Narcisse, Aria di Taormina. Questo mi era piaciuto tanto, mi aveva molto convinta l'idea di comprarlo, infatti l'ho comprato appena ne ho avuto modo. Però devo dire che l'ho usato meno di quanto avrei voluto. Questo è un agrumato che sa un po' di vulcano, che ha una nota un po' non voglio dire fumosa perché non è neanche fumosa, un po' minerale. Sa di acqua di mare e di vulcano, quindi boh, non so se si è capito di che cosa sa, ma mi piace. Stiletto Sonlex Jules Mad, questo l'ho comprato perché secondo me ha le stesse vibe un pochino di Narciso Sublime, non che siano simili. Ne abbiamo parlato nei video che abbiamo girato sia io che Mary a Naso di Cane, appunto con i profumi che le ho inviato. Io questo gliel'avevo inviato proprio perché anche lei è una grande amante di Narciso Sublime, però ne abbiamo parlato più dettagliatamente in quei video, magari ve li lascio nell'info box così se volete ve li recuperate e capite di che cosa sa questo. Tengo senza dubbio Like This di Etat Libre d'Orange, questo sa di zucca, una nota di zucca molto interessante e dolce, forse non portabilissimo, però o comunque non facilissimo, però a me piace molto e di autunno ci sta benissimo, chiaramente. Tengo Noelle Balcon, che mi è un'aggiunta abbastanza recente,
È un mix, anche questo non lo so bene definire. Io non ce lo sento tanto il Natale, però è un profumo familiare, secondo me. È un profumo meno difficile degli altri di Eau Libre d'Orange, di molti altri, secondo me. Questo è molto più portabile e lo tengo, anche perché è un'aggiunta davvero da poco mia collezione, e tengo anche questi due che sono diciamo, il motivo per cui ho questo, perché io li avevo presi su Vinted e la venditrice mi aveva mandato quello in omaggio. Sono due discontinuati di Zara. Uno è Amoci Atelier in Tokyo, che io avevo comprato, volevo, perché ne avevo sentito parlare da Sinister, e ha una nota di riso al suo interno. Devo dire che mi ha colpito di meno di quello che pensavo, però lo tengo. Mi ha colpito in realtà molto di più a Book Liaison in Lisbon, che invece è in Lisbon, vabbè, insomma, non lo so dove sta l'accento, che invece è una prugna. È una prugna quando le prugne ancora non andavano tanto di moda in profumeria. Bello, questo mi piace, questo lo uso molto volentieri. È molto carino, secondo me, e lo tengo con molto più piacere rispetto a quanto non tenga questo. Però questo non me ne voglio liberare perché è un discontinuato. Secondo me, poi alla fine me ne perdo se lo do via. Lì dietro c'era rimasto pure questo, ma questa è un'acqua profumata di Nature's. Non la metto tra i profumi, ma è nella skincare. Quindi arriverà anche il video di inventario su skincare e body care, di cui facevano parte anche i profumi in realtà, ma adesso li abbiamo scorporati, quindi magari li tengo da parte, insomma li facciamo a parte. Ma è arrivato il momento di contare quanti sono. Sono andata a vedere, l'anno scorso ne avevo 50, togliendo i decant. Quindi, allora, togliamo questo qui, che avevamo detto che non lo contavamo perché è 10 ml. E andiamo a contare quanti sono. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Possibile? Possibile che sono diminuiti? Mi sembra stranissimo. Ricontiamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
Sono contenta, nel senso che ho meno bisogno di declatterare e mi sento un po' meno oppressa dai profumi di quanto non mi senta dal make-up, dalla skincare, dalle cose, diciamo, in più che ho, perché i profumi sono più longevi e perché, come dire, gli attribuisco un valore più culturale, se vogliamo. Cioè, il mio viaggio nel mondo dei profumi è un viaggio che mi fa crescere, che mi fa imparare delle cose che trovo siano cultura. Quindi, come dire, non mi potrei sentire, non so, sopraffatta dai dischi in vinile che ho, dalla musica o da, non lo so, dall'arte che posseggo. Quindi non mi sento altrettanto, allo stesso modo non mi sento sopraffatta tanto dai profumi, però effettivamente vederli aumentare troppo, sapendo che non li riesco a usare tutti bene, tant'è vero che, come abbiamo visto, tanti di questi li vorrei usare di più, perché insomma, se ne hai 50, in un anno ci sono un certo numero di giorni, quindi non è che li puoi usare. È vero che io abbondo, a volte ne spruzzo anche diversi durante la giornata, perché magari il mio umore cambia, quindi voglio sentire qualcosa di diverso. Però uno sempre un corpo, c'ha sempre una quantità limitata di profumo, si può spruzzare al giorno, per cui questo fa un po'
fa un po' la differenza, insomma, mi fa riflettere, per cui non voglio sovraccaricarmi troppo, però mi sembra che così vada bene. Ci sono ancora alcune cose, come vi dicevo, su cui ragionerò nei prossimi giorni, anche in base, sentirò delle mie amiche, le mie amiche profumose, che se hanno interesse a provare qualcosa, magari glielo mando, perché questa è veramente una parte della fragrance community che amo, cioè questo scambio continuo che si trova spesso con le persone che sono appassionate di profumi, nonostante la fragrance community su YouTube, cioè chi ne parla, in realtà sia, come dire, non ci sia un clima bellissimo tra i vari creator che parlano di profumi, spesso l'uno con l'altro non è che vadano proprio d'accordissimo, almeno a quanto capisco, a quanto ho visto io nel mio piccolo, però appunto in realtà la comunità di appassionati di profumi, è una comunità molto unita, c'è molto scambio, è molto bello farne parte. Laura dell'editing, per dirvi che ho una confessione da fare, e cioè che tutti quei profumi su cui avevo detto di essere indecisa, in realtà poi alla fine sono stati declatterati, e anche qualcosa in più. Ho mandato a Simona Mushroom Simu sul Mona, dico chigliete, perché è il suo profumo, siccome avevo voglia di mandarle, di farle un regalo, le ho mandato questo. Insieme le ho mandato i due di Pierre Guillaume. Le ho mandato Diabolo Rose di Parfum de Rosine, quindi cade tutta quella cosa che avevo detto sui decant, anche se mi fa piacere averne parlato perché comunque è una pratica che mi convince. Mi sono liberata di altre cose come Jeanne en Provence, à l'ombre des amandiers, insomma. Ho liberato un altro po' di spazio, mi sono tolta un po' di altra roba e quindi il conto finale, però, invece di quello che vi dicevo nel video, che non mi ricordo nemmeno quanto fosse, perché ormai sono passati alcuni giorni, è 43. Quindi il risultato finale del decluttering è che ho 43 profumi in full size nella mia collezione. Sono molto contenta di essere scesa ancora perché voglio una collezione che sia davvero sfruttabile, che mi dia davvero la possibilità di usare bene tutti i profumi che ci sono dentro, quindi sono molto contenta. Niente, però questo era solo perché insomma avevo detto che c'erano alcune cose che erano rimaste nella collezione, ma di fatto non è vero. Quindi niente, fine. Quindi, però, questo per dire che sono contenta che la mia collezione sia rimasta sostanzialmente invariata, scesa di qualche unità. Penso che questo più o meno sia, come dire, il numero di profumi che si possono avere. Cercherò di non comprare tantissimo quest'anno, anche di profumi, un po' perché è una, come dire, è un investimento. È una cosa che costa comprare i profumi e io invece vorrei in qualche modo fare un anno di maggiore attenzione alle spese. Come forse sapete, io ho un budget, quindi non è che sforo, nel senso che compro più di quello che mi posso permettere, però mi piacerebbe ridurre questo budget, magari, come dire, visto che non c'è necessità di avere più di 50 profumi, come dire, voglio bilanciare bene questa cosa. E niente, però appunto sono contenta, va bene così, vediamo che cosa troverò davanti in questi giorni, in questi prossimi giorni, anche sentendo le amiche. Presto spero di riuscire a girare il video sulle fragranze che mi ha mandato Mary, che sono tutte buonissime. Credo che io e Mary abbiamo un po' gli stessi gusti, dei gusti simili. Quanto simili si può, insomma, per quanto simili si possano avere i gusti fatto di profumi. Comunque, niente, sto divagando, scusate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, lasciatemi un commento dicendomi se avete provato qualcuno di questi profumi e vorrei sapere quanti ne avete voi nella vostra collezione. E se è come dire, una passione che ci accomuna, fatemelo sapere. Se io vi sto simpatica, iscrivetevi al canale e se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!